un grande evento per il paese e per l'intera vallata del Fino. Dal 17 al 23 marzo 2019 scorsi, le spoglie mortali di San Nunzio Sulprizio sono state portate in pellegrinaggio a Bisenti, paese della Valle del Fino. L'occasione della storica visita è stata annunciata in contemporanea e in concomitanza dal vicario foraneo Don Michele Cocomazzi, parroco del santuario di San Donato Martire di Castiglione Messaraimondo, e dal parroco di Bisenti Don Luigi Marrone, diciamo conterraneo del santo. Infatti Don Luigi è nato a Torre de Passeri, cittadina alle Falde e a pochi chilometri dal santuario di Pesco Sansonesco. La venuta, l'arrivo dell'urna del santo si è rivelato un vero e proprio evento di fede. L'urna del neosanto Sulprizio, giovane operaio abruzzese di Pesco Sansonesco, nato nel 1817 e morto giovanissimo nel 1936 a soli 19 anni. Ma chi è Nunzio Sulprizio e perché è diventato santo? Il neosanto è nato da una famiglia umile, il suo padre calzolaio e la mamma era una filatrice. Già dopo appena 3 anni perde il padre e poco dopo anche la madre e quindi viene cresciuto dalla sua nonna, che non tarda anche lei al trapasso. È quindi affidato a uno zio fabbro del paese che lo prende con sé nella sua bottega. Nunzio, 10 anni, è di costituzione gracile, fragile, e appena finito la scuola elementare. Lo zio, un uomo senza fede, vede nel suo nipote un giovane da mettere sotto, da sfruttare. È qui che comincia il calvario, con sofferenze indicibili segnata da lutti e patimenti. Il fragile Nunzio viene mandato dai suoi clienti con grossi carichi di ferro, ma lui non si lamenta. Un giorno un altro collega operaio gli fa cadere un ferro arroventato nel suo piede che con il tempo senza cure gli diventa una piaga, una ferita, e quindi comincia a zoppicare per il dolore. Cerca ogni giorno di lavare e disinfettare il piede in una sorgente che sgorga da una roccia, sì, a ripa rossa, che poi diventerà il suo santuario poco vicino. Nel 1932 si incontra con uno zio militare che vive a Napoli, che lo porta con sé per cercare di farlo curare nell'ospedale degli incurabili e poi nell'ospedale militare del Maschio Angioino. In questo ospedale di sofferenza, di tormenti, il suo sollievo era quello di occuparsi degli altri malati, che cercava di consolarli con la preghiera, portando medicine, un bicchiere d'acqua, un cuscino, aggiungendo che più soffriva e più il paradiso avrebbe meritato. A Napoli riprende la scuola pensando al suo sogno, sì, fare la prima comunione e poi di farsi sacerdote. Ma la sua malattia non viene presa in tempo e con una cura sbagliata muore nel maggio del 1936 a Napoli. Una vita veramente eroica, quella del giovane Nunzio, che perde prima i suoi genitori, quindi gli affetti, poi anche la salute. Le sue spoglie sono custodite a Napoli nella chiesa di San Domenico Soriano, dove anche qui è un via vai di pellegrini. Il giorno 14 ottobre 2018 il giovane fabbro viene dichiarato santo per aver guarito un giovane motociclista di Taranto che circa 10 anni or sono era rimasto paralizzato in un incidente riportando danni cerebrali. I suoi genitori, venendo al santuario e riportando l'acqua che sgorga dalla roccia di ripa rossa, più volte al giorno gli bagnavano la fronte del giovane che in sogno gli era apparso il venerabile Nunzio Sulprizio. Ma, come dire, torniamo a noi. No, anzi, torniamo al santo Sulprizio. L'urna è arrivata a Bisenti con un pulmino scuola bus messo a disposizione dall'amministrazione comunale di Pesco, con in testa il primo cittadino Nunzio Di Donato, e dal rettore del santuario Don Mauro Pallini, con una 30 di portantini angeli operai che a spalla hanno attraversato in processione tutta via Roma fino a Piazza Vittorio, sostando per un breve saluto di benvenuto del sindaco di Bisenti Enzino De Febis, del vicario foraneo Don Michele Cocomazzi e dal rettore Don Mauro Pallini. Dopo i doverosi convenevoli, l'urna con le spoglie del santo è stato portato in chiesa al primo altare, dove riposa il servo di Dio Pasqualino Canzi,
anche lui morto in odore di santità, è riesumato e traslato nella sua chiesa il 4 luglio del 1999. Tutto il popolo della Valfino, come un fiume in piena, ha riempito la chiesa di Santa Maria degli Angeli, come non si era mai visto. Per l'intera settimana centinaia e centinaia di persone, giovani, adulti, anziani, bambini di tutti i 6 paesi della Valfino, in un alternarsi di funzioni, preghiere e adorazioni. La calorosa accoglienza è stata coordinata dal parroco Don Luigi Marrone, che, avvalendosi della generosa collaborazione di un comitato delle famiglie per la parte logistica e di organizzazione, e dall'instancabile tuttofare signor Franco Cretarola, che addirittura per l'occasione ha realizzato uno scivolo in 4.48, in quanto quello esistente in via Mazzini è risultato inagibile. Diciamo pure che un aiuto concreto è arrivato dalla cricca del primo cittadino, che è, come dire, sempre presente a dare una mano, e dal gruppo Alpini con in testa il presidente Osvaldo Cretarola. Il primo pellegrinaggio è partito da Elice, con in testa il parroco Don Maurizio di Girolamo, con una nutrita comunità parrocchiale. Siamo a lunedì 18 marzo. A seguire la parrocchia Una e Trina, Castiglienti, Montefine e Villabozza, capitanati da Don Lorenzo di Domenico, con al seguito un coro quasi tutto al femminile, con divisa nera e scialle intorno al collo celeste, con il sindaco Alberto Giuliani che con tanta umiltà si è posizionato all'ultimo banco. Sì, Don Lorenzo, un prete giovane con i giovani, ha riportato un po' di entusiasmo sia a Castiglienti che a Montefino con la passione del Venerdì Santo di Villa Bozza. Terzo giorno, mercoledì 20, già si registra un via vai continuo di fedeli per l'omaggio al santo degli invalidi e caduti per lavoro. Emozionante è stato l'arrivo dei pellegrini del santuario di San Donato Martire di Castiglione Messaremondo, arrivati in pullman e con mezzi propri. Con una sfilata quasi militare, giovani ragazzi inquadrati in doppia fila, con cartelle e bandiere sventolanti, con in testa il vicario foraneo Don Michele Cocomazzi, sfilano per tutta via Roma fino davanti alla chiesa, qui ad attenderli il parroco abate Don Luigi Marrone, collega di studi del vicario che ha dato il benvenuto a tutti i pellegrini. Ah, ecco, dimenticavo, ad attendere l'arrivo dei castiglionesi al Parco delle Rimembranze c'era il sindaco di Bisenti, dottor Enzino De Febis, che ha salutato il collega Giuseppe D'Ercole. In piazza, dopo la benedizione dei pellegrini, tutti in chiesa ad ascoltare la breve storia della vita di San Nunzio da parte di Don Luigi. Tanti ragazzi della Cresima che hanno approfittato per accostarsi al sacramento della riconciliazione, poi ancora una via crucis e consegna di pergamene ed infine l'agape nel vecchio frantoio Catitti, come dire, un banchetto con ogni ben di Dio. Quarto giorno, pellegrinaggio Arsite e Bisenti, incredulo il parroco Don Luigi non crede ai suoi occhi, con un riscontro superiore alle attese, con i banchi tutti occupati in ogni ordine di posto. Don Luigi, quasi commosso, ringrazia. Siamo arrivati al penultimo giorno di permanenza di San Nunzio a Bisenti. Ritorna da Pesco Sansonesco anche il rettore del santuario, Don Mauro Pallini, per una veglia di preghiera con tutti i cresimanti della forania. Il parroco Don Luigi, incredulo, meravigliato, un riscontro inaspettato superiore alle aspettative. Ripercorre per filo e per segno tutta la vita del santuario di Pesco che lui conosce a menadito, con la partecipazione del coro parrocchiale che ha animato tutta la funzione. Ed in prima fila il sindaco di Arsita Enzo Lucci, il collega De Febis, il vice sindaco Luca Antonio Dorazio ed il presidente del consiglio comunale di Bisenti Luigi Dostiglio. Mentre alla console, Don Lorenzo, che ha portato tutta la sua mercanzia per farci assaporare con un breve filmato la giornata romana ed il momento solenne a Piazza San Pietro, quando Papa Francesco ha pronunciato il nome del Santo Nunzio Sulpizio insieme a Paolo VI ed altri 5 santi. Un momento commovente e indimenticabile per tutti i pescolanti. Eccoci a sabato, ultimo giorno, quasi senza accorgersi, in quanto questa settimana è stata vissuta intensamente da sembrare fuso in un unico giorno.
santo degli operai e degli umili, è venuto a risvegliarci, a scuoterci dal terpore della svogliatezza quotidiana. Con l'ultima celebrazione eucaristica, che è stata presieduta dall'arcivescovo metropolita Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, che ha concluso con la parabola della misericordia di Dio, cosiddetto del figlio il prodigo. E dalla fine dell'omelia imbraccia il pastorale la mitra, dandoci una bella notizia per quanto riguarda il servo di Dio Pasqualino Canzi. Ascoltiamolo dalla sua viva voce. Rimanete seduti perché c'è una piccola appendice importante. Ho preso il pastorale perché credo che sia un annuncio da fare col pastorale in mano. Gli abitanti di Bisenti e quelli da Valfino hanno accolto le reliquie di San Nunzio, ma voi sapete bene che in questa chiesa riposano altre reliquie di una persona che già è definita servo di Dio, Pasqualino Canzi, è qui sulla sinistra. Probabilmente, purtroppo anche con un pizzico di malignità, voi avrete pensato, qualcuno ha pensato, perché non tutti, ma qualcuno, specialmente quelli che scrivevano le lettere anonime contro il Raffaele, ce ne sono state tante, che ci fossimo dimenticati di Pasqualino Canzi. No, non ci siamo dimenticati, perché il Vescovo non si dimentica di niente e di nessuno. Il mese scorso ho avuto la bellissima notizia, perché ho nominato un nuovo postulatore della causa di Pasqualino Canzi, a vostra insaputa e senza chiedervi assolutamente niente, che la commissione teologica della Congregazione per i Santi ha ripreso in esame la positio super virtutibus, cioè tutto quello che Pasqualino ha scritto e ha vissuto, perché se sarà una analisi positiva possa essere dichiarato non più solo servo di Dio ma venerabile, che è un secondo passo. Poi speriamo che non ci voglia un secolo e mezzo e forse più, come ci è voluto per San Nunzio, ma non sappiamo, il mistero della provvidenza, ci potrebbe volere più un secolo e mezzo. Noi seminiamo ma i posteri raccoglieranno. Se Pasqualino Canzi sarà pregato da voi, perché sapete, molti pensano che avere un santo, un beato in città, in paese, significhi solamente la possibilità di un po' di turismo religioso. Scordatevelo dalla testa questo, scordatevelo. Avere un beato e un santo in paese significa diventare più santi noi, sui loro esempi. Allora, se lo pregherete, e lo pregheremo, e Pasqualino Canzi dal paradiso, perché spero e credo che sia già in paradiso, si degnerà di intercedere per un primo miracolo, forse potremo cominciare a pensare, ma forse non lo vedrò io, lo vedranno i vescovi che verranno dopo di me, perché ci vorrà molto ma molto tempo, quindi nessuno si faccia assolutamente illusione, che potesse essere dichiarato beato. E se poi sarà riconosciuto un altro miracolo, così come è successo per San Nunzio, sarà dichiarato santo. Perciò mi sembrava giusto e doveroso dare questa notizia proprio in questa circostanza, perché voi potreste dire: sì, no, abbiamo accolto San Nunzio, ma il nostro Pasqualino che fine ha fatto? Ecco, la fine che ha fatto, sta facendo, speriamo, una fine buona. Va bene?